Ma sì, innanzitutto era importante tornare a vincere, soprattutto davanti ai nostri tifosi in casa, perché comunque ci mancava da tanto la vittoria qui, ma credo che poi fondamentalmente ci servivano i 3 punti e basta, perché dovevamo dare un segnale a noi stessi, alla gente che ha smesso un po', non parlo dei nostri tifosi, ma ha smesso un po' di credere in noi, e credo che noi dobbiamo dare un segnale, perché non credo che siamo diventati scarsi tutto in un colpo. Credo che dobbiamo continuare così e dobbiamo dimostrare di valere questa maglia che indossiamo. Ma sì, diciamo oggi ci veniva un po' difficile, perché comunque loro uscivano con la mezzala subito forte su noi terzi, la loro linea difensiva era abbastanza bassa, quindi ti davano anche poco modo di portare palla e di cercare le punte, perché comunque avevamo anche poco spazio per servirli. Sicuramente è un modulo che dobbiamo metabolizzare le giocate, le dobbiamo codificare, perché comunque è un sistema nuovo a noi e ci dobbiamo sicuramente adattare il più velocemente possibile. Innanzitutto fa piacere tornare a poter dare il proprio contributo, perché comunque quando si sta fuori si soffre, anche se poi al primo posto c'è il risultato della squadra. Ovviamente per me è un motivo di orgoglio di tornare in campo e su 2 partite vincerle tutte e 2. Credo che poi questo sia a significare che posso fare del bene in questa squadra. Ma sì, sicuramente c'è bisogno di lavorare, perché se abbiamo qualche punto in meno vuol dire che abbiamo lasciato qualcosa per strada. Anche oggi non vincere questa partita sarebbe stato comunque un peccato, perché credo che abbiamo avuto sempre il pallino del gioco, pur non tirando tantissimo in porta, ma credo che siamo stati tanto nell'area di rigore avversaria. Io credo che, come diceva lei, abbiamo le qualità per poterci riprendere e buttarci lì davanti. Credo che dobbiamo continuare su questa strada e tutto viene. Ma sì, sicuramente questa è una cosa importante, come credo che abbiamo approcciato la partita subendo poco, e quello comunque quando ricevi pochi eventi negativi contro è tutto di guadagnato, perché comunque mantieni sempre l'entusiasmo alto in partita, e questo ti aiuta. Sicuramente dobbiamo imparare a gestire, perché ad esempio nella fase finale abbiamo regalato tante palle inattive, dove sapevamo che loro avevano un calciatore Falasco che le calciava molto bene, e credo che sarebbe stato un peccato lasciare punti per questo. Ma sicuramente sapevamo che era un ragazzo che veniva da fuori, non parlava la lingua, quindi aveva bisogno di tempo, di ambientarsi, di conoscere il campionato nuovo, di conoscere i compagni, di adattarsi con la nuova lingua. Sicuramente sta dimostrando che è un portiere che ci può stare alla grande, e credo che più passa il tempo più possa acquisire quella sicurezza della quale noi abbiamo bisogno e ci sta dando in questo momento.